Eccolo! Buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Io sono molto felice di questo momento, questo angolo dell'ispirazione. Siamo qui adesso con i nostri tre vincitori del concorso Progettare Futuri Possibili in casa Albini e sono Veronica, Carlo e Guillermo, tanto tutti brandizzati col nome, e siamo felicissimi di avere qui con noi Francesco Zurlo, preside della Scuola del Design del Politecnico di Milano. E grazie mille, Francesco, di essere qui. E tu stasera ci parlerai di futuri possibili e di anche qualche affinità tra quello che è il design thinking e il metodo Albini, giusto? Sì, esatto. Design thinking, cercare di capire quali possono essere le affinità col metodo Albini e anche un approfondimento sul tema generale di questi incontri, no? Che state organizzando come Fondazione Albini su questo concetto di progettazione di futuri possibili. Quindi vi ringrazio per darmi l'opportunità di poter riflettere insieme a voi su questi aspetti. E faccio di nuovo i complimenti ai ragazzi. Grazie mille a te, ti do la parola, lo metto in disparte e ti ascoltiamo tutti. Bene, allora, anzitutto mi presento velocemente, già ha detto qualcosa Paolo Albini, mi chiamo Francesco Zurlo, sono un professore che si occupa di design industriale, in realtà sono un architetto che poi, si è mosso sul percorso del design, trovandolo più interessante rispetto a una certa riflessione che veniva portata avanti nel mondo dell'architettura, perché il design da sempre mette al centro le persone, i loro bisogni, i loro desideri, i loro sogni, e talvolta l'architettura ho l'impressione che sia un po' lontana da questa dimensione, anche se ultimamente probabilmente c'è una specie di risveglio della cultura architettonica che mette al centro le persone quando progetta qualcosa. E sono impegnato qui al Politecnico di Milano anche in attività di tipo organizzativo-gestionale perché appunto sono il preside della scuola. Abbiamo una scuola molto importante con quasi 5.000 studenti, abbiamo 4 corsi di laurea triennale, 7 corsi di laurea magistrale, insomma è una delle scuole più grandi in Europa e probabilmente una delle più grandi al mondo. Insomma, questa è una grossa responsabilità. Però la portiamo avanti anche grazie al contributo di importanti stakeholder come può essere appunto la Fondazione Franco Albini con cui abbiamo attivato da tempo delle relazioni significative, potrei dire. Però il tema di cui vorrei parlare oggi è proprio questo del design thinking, del rapporto che esiste fra design thinking e metodologia di progetto per come l'ha formulata e l'ha fatta crescere, Franco Albini. Questi temi legati al design thinking sono temi, oggetto di ricerca qui al Politecnico. Noi abbiamo un osservatorio, che si chiama Design Thinking for Business, che abbiamo attivato ormai 7-8 anni fa, quindi in tempi, diciamo, non sospetti su questo tema del design thinking, con i nostri colleghi ingegneri gestionali. Il fatto che si chiami Design Thinking for Business vi fa capire che non ci sono solamente dei progettisti o dei designer in gioco, ma ci sono anche delle persone che si occupano di business e di management. E abbiamo affrontato questo tema del design thinking da diversi punti di vista. E proprio l'ultimo anno è stato dedicato al tema dei futuri. E infatti per questo poi mi piacerebbe fare un passaggio proprio su questo aspetto dei futuri e del design thinking. Mentre quest'anno, perché ogni anno scegliamo un tema, stiamo cercando di capire come cambierà l'approccio del design e del design thinking nello specifico con l'intelligenza artificiale, che è una tecnologia prorompente, insomma, di cui se ne parla tanto, che sta diventando sempre più importante, più rilevante, si dicono cose, diciamo, negative, ma anche cose positive. Si ritiene, no, che questo tema dell'intelligenza artificiale sia un po' come la ricerca sull'energia atomica, no? Poi dipende da quello che ne faranno uso, dipende da quello che l'uomo vorrà fare di questa tecnologia, no? Per capirne poi gli sviluppi, per capirne l'integrazione e quant'altro. Il design thinking si sta occupando anche di questi aspetti. Però, allora, tornando un attimo al rapporto e alle analogie col
col metodo Albini. Vale la pena ricordarlo, no? Il metodo Albini è fatto di questi cinque passaggi, che sicuramente Paola riuscirebbe a spiegarvi molto meglio di me. Però, quando ad esempio si parla di dimensione dello scomporre, mi viene in mente subito una delle caratteristiche importanti del design thinking. Il design thinking parte da problemi. E questi problemi, che spesso sono dati, quindi in qualche modo definiti, pensate a un brief, molto spesso spingono ognuno di noi a cercare subito una soluzione, no? Questa è, diciamo, una caratteristica innata dell'essere umano, no? Tu ricevi un problema e cerchi subito la soluzione. Mentre in realtà, come dice Franco Albini, qui ci vedo una grandissima analogia. Il problema va scomposto, cioè vanno evidentemente capite le componenti, gli ingredienti di quel problema. Tipicamente si parla in letteratura di framing e reframing, cioè io prendo quel problema e lo inquadro in un modo diverso, da un diverso punto di vista. E poi reinquadro nuovamente in modo da poter poi evidentemente definire lo spazio di questo problema in modo inedito, diverso rispetto a come lo sto ricevendo. Questa è un po' una forzatura, come vi dicevo, perché la natura umana innata è quella che ci spinge immediatamente a cercare delle soluzioni una volta posto un problema. Invece, in questo caso, tu cerchi di capire come lo puoi ridefinire meglio, come lo puoi impostare meglio. Beh, questo ha tantissimo a che fare con questo primo momento dell'esercizio metodologico albiniano, no? Dello scomporre. Poi un passaggio successivo che caratterizza il processo di design thinking è quello di trovare gli insights, no? Gli insights, cioè degli elementi di approfondimento che sono, come dire, degli elementi di alto livello, insomma, che vanno al di là di quelle che sono alcune caratteristiche specifiche, che possono essere di carattere tecnico, di carattere culturale, di carattere sociale, che possono essere legati a specifici comportamenti, che vengono fuori evidentemente dai temi, dai problemi che stiamo affrontando. Beh, l'insight non è altro che cercare l'essenza di un problema, no? Quindi il passaggio successivo che ci propone il metodo Albini. Cercare l'essenza, cioè capire cosa c'è dietro, no? Cosa c'è nelle macchine, dietro le macchine di scena, si potrebbe dire, no? Usando una metafora teatrale, no? Per cercare di estrarre evidentemente dei concetti che in qualche modo appunto costituiscono l'essenza del problema che stiamo affrontando. Voi avrete sentito parlare di Double Diamond, no? Questo, il Double Diamond è una rappresentazione metaforica del processo del design thinking, sono due rombi sostanzialmente accostati, è un modello che è stato messo a punto più o meno una decina di anni fa dal Design Council, che è questo potentissimo ente governativo inglese, e che è fatto appunto di una fase divergente e una convergente, poi c'è un punto di contatto con l'altro diamante o con l'altro rombo, e anche questa è una fase divergente e convergente. Diciamo che il cercare l'essenza chiude il primo passaggio, chiude questa fase convergente, divergente e convergente, e ti consente evidentemente di poter ricomporre il tutto. E ricomporre il tutto in che termini, in che modi? Beh, prototipando, mettendo subito in concreto quell'idea che è venuta fuori dalla scomposizione e dalla ricerca dell'essenza, no? Perché il prototipo ti fa capire subito, no? Se sei in qualche modo prendendo la giusta via, se ti stai orientando nel giusto modo, oppure se invece hai preso una strada sbagliata. Da un punto di vista tecnico, i prototipi vengono chiamati boundary object, oggetti di frontiera. Perché? Perché riescono a visualizzare, no, de delle idee, le rendono concrete, evidenti, immediatamente tangibili. Quindi è anche un modo per poter coinvolgere sostanzialmente delle altre persone, magari persone che non appartengono
necessariamente all'universo della cultura del progetto, no? Magari il tuo committente stesso, magari l'imprenditore che ti ha commissionato un determinato progetto o un'istituzione per cui devi risolvere uno specifico problema. Tu vai lì e prototipi. Questa prototipazione non deve essere poi alla fine una prototipazione così attenta, così precisa, così fine. Può essere anche una prototipazione molto rozza, ma l'importante è che riesca a comunicare l'idea, no? Questa nuova essenza che tu sei riuscita a individuare in questo processo di scomposizione e di ricomposizione. E il prototipo ti consente di passare al quarto momento del processo di Albini, che è quello della verifica, del verificare, del validare sostanzialmente se quella soluzione è una soluzione se funziona o meno e che cosa invece può essere cambiato e quant'altro. Devo dire che mi sembra di aver colto, insomma, anche dialogando con Paola e confrontandomi anche con colleghi che si occupano di storia del design, di storia dell'architettura, che l'approccio di Albini non era un approccio, come dire, che si fermava al primo giro, ma era un approccio iterativo, per cui di volta in volta quei prototipi servivano a perfezionare. Pensate a quanti prototipi sono stati, messi a punto per poter arrivare a certe soluzioni definitive, no? Anche quelle soluzioni che usavano, pensate alla libreria veliera, no? Per farvi un esempio. La novità che porta Albini, e che devo dire nel design thinking non viene così considerato, è quella di riuscire a validare anche da un punto di vista della responsabilità sociale quella soluzione. Il design thinking non tiene conto di questo aspetto, non lo fa in modo esplicito, ma io sono convinto che comunque un designer non possa ignorare questa dimensione di responsabilità sociale di ogni atto, no, che mette in pista, mette in azione, no? E questo credo che sia un altro aspetto significativo importante. Quindi, come vedete, scomporre vuol dire affrontare i problemi in un modo diverso, ridefinendo lo spazio del problema, facendo quell'operazione di framing e reframing che ti consente di tirare fuori gli insights, che è il termine che viene usato in letteratura per cercare l'essenza, per come viene detto appunto da Albini. Che poi ti porta a ricomporre il tutto e quindi prototipare il prototipo come primo elemento significativo, no, di questo processo per poter testare, validare, per poter poi fare un'operazione di considerazione anche dell'impatto sociale di questa soluzione che tu stai mettendo a punto. Ecco, un'altra questione con cui secondo me c'è un'analogia col metodo Albini, no? Il talento è legato al fare, no? Sostanzialmente, il talento di un progettista è legato al fare. Questa è una grossa differenza rispetto ad altri professionisti, no? Cioè, il design o l'architettura sono discipline pragmatiche, no? Della pratica, del fare. Allora, a me succede spesso che trovo delle persone, dei conoscenti, che tipicamente vengono dal mondo del business, del management e quant'altro, che vengono da me e sono tutti contenti perché hanno fatto il corsetto di design thinking, no? Un corso di design thinking che dura 3 giorni, hanno preso una patente, sono design thinkers. E quindi pretendono in qualche modo di saperne più di un progettista, no? Che magari si è allenato ad affrontare i problemi, a ridefinire i problemi, a scomporre i problemi, no? E queste persone non hanno capito un aspetto importante, che il design thinking non è quello che si dice, no? Non è una sequenza di parole, non è nemmeno un post-it che metto da qualche parte o un post-it che magari rappresenta anche uno schizzo, no, di un'idea, ma è quello che si fa, no? È legato al fare, non c'è dimensione, diciamo, progettuale se non è legato al fare. Ecco, e qui ci trovo tantissimi punti di contatto con il pensiero di Albini. E poi volevo un attimo tornare sul tema più generico, no, di questi seminari, no? Che è il tema dei futuri possibili, no? Il tema dei futuri possibili è legato anche al lavoro
di un signore che si chiama Voros, che definisce il cono dei futuri, no? Dove tu hai il cono più esterno, che è quello che è legato alle possibilità, no? Che ti può garantire la tecnologia, e poi ci sono il plausibile, il possibile. Il possibile è quello che io chiamerei anche desiderabile, no? È quello che tu puoi progettare, che tu metti nelle condizioni di progettare. Qualcuno dice: no, il futuro non è progettabile. Non è vero, il futuro lo possiamo in qualche modo indirizzare, no? Possiamo dare un orientamento preciso, insomma, anche se abbiamo a che fare con macchine molto complesse, no? Tecnologie, società che in qualche modo sembrano fuori controllo, ma in realtà anche i nostri piccoli atti ci consentono di progettare il futuro. Come vi dicevo, questo tema è un tema che ha caratterizzato la ricerca dell'Osservatorio Design Thinking for Business lo scorso anno, perché ci siamo resi conto che questo tema diventa sempre più importante. Perché diventa sempre più importante? Beh, perché siamo di fronte all'incertezza totale, no? E, insomma, chi poteva immaginare che sarebbe scoppiata una guerra in Ucraina, in un momento dove stavamo venendo fuori da una crisi mondiale che era quella della pandemia, no? Nessuno avrebbe pensato questo, no? Tutti eravamo contenti che finalmente avremmo ripreso una vita normale. Invece questo ha condizionato evidentemente tutta una serie di scelte o di strategie da parte degli stati, da parte delle comunità, delle persone e quant'altro. Non abbiamo certezza di quello che potrà accadere nel prossimo futuro. Siamo di fronte a delle situazioni di forte transizione, no? Pensiamo alla sostenibilità, pensate a tutto il tema del cambiamento climatico, no? Per quanto ci siano ancora persone che negano che ci sia un cambiamento climatico, pensate a quanto la trasformazione digitale stia impattando nelle nostre vite, no? Prima vi citavo l'intelligenza artificiale. Quindi il tema della progettazione del futuro, della comprensione del futuro è molto importante, però ovviamente dovremmo affrontarla come la sa affrontare un progettista, quindi mettersi nelle condizioni di leggere dei segnali deboli e poi far sì che questi segnali deboli si trasformino in input, indicazioni che ti consentono di agire hic et nunc, qui e ora, no? Per poter cambiare alcune traiettorie evolutive. E allora ci siamo accorti poi, tra l'altro, che questa dimensione del futuro sta diventando un tema istituzionale quasi, no? Se voi andate in una città come Copenaghen, ci sono designers che lavorano per la municipalità locale che si occupano sostanzialmente di futuro. Transition Town, che è un movimento che è stato lanciato in Gran Bretagna, che si è diffuso in modo capillare in tutta Europa, si occupa di progettare futuri, no? E uno dei libri di riferimento è questo What If, no? Che cosa se, no? Che può essere uno stimolo, uno spunto per poter progettare dei futuri. Ci sono studi di design thinking o di design strategico che si stanno convertendo per specializzarsi nella progettazione di futuri. In altri contesti, penso ad esempio alla Germania, ma penso anche agli Stati Uniti d'America, il futuro non è un tema da, come dire, bar, ma è un tema importante, scientificamente rilevante. Avete istituti che si occupano di futurologia, no? Che in qualche modo servono a costruire i futuri. Ecco, come possiamo affrontare questo tema, no? Visto che è un tema portante di questo seminario? Allora, io ho qualche idea, no? Io credo che anzitutto il fatto che il progetto sia un'attività naturalmente tesa al futuro, lo dice il termine stesso. Sapete che viene dal latino progetto, no? Gettare oltre, gettare in avanti. Quindi c'è una tensione naturale verso il futuro. Ma questa dimensione naturale deve in qualche modo nutrirsi di capacità di osservazione, che può darsi, che può in qualche modo avere a che fare con quel tema dello scomporre, no? Di cui abbiamo parlato prima. E mi viene in mente qui, ad esempio, il lavoro di un famoso scrittore di fantascienza, forse qualcuno di voi lo conoscerà, che è William Gibson, no? E io tempo fa, in un mio corso di design strategico, avevo preso come libro di riferimento un suo testo, che era un romanzo, che si chiamava Pattern Recognition, tradotto in Accademia dei Sogni in italiano, quindi una traduzione veramente balorda, ma dove pattern recognition, che cos'è? C'è la possibilità di attivarsi,
con una super vista, chiamiamola così, che riesce sostanzialmente a cogliere dei segnali deboli, dei puntini e connetterli per costruire un'immagine di quello che accadrà. Gibson è conosciuto perché è colui il quale dice il futuro è già qui, ma è solo distribuito male. No? Basta guardare con attenzione, no? E rendersi conto che questo futuro è già attorno a noi. Però, appunto, quando si parla poi di osservazione, mi vengono in mente altre considerazioni interessanti. E qui faccio riferimento un po', se volete, a una dimensione culturale, no? Sapete che il nostro contesto è un contesto fortemente ispirato dalla religione cristiana, no? E quindi magari qualcuno di voi avrà avuto l'occasione di ascoltare il Vangelo, specialmente quello di Pasqua. E il Vangelo è scritto in lingua greca e quando si narra della risurrezione di Gesù Cristo, nella descrizione di Giovanni, che è uno degli scrittori dei Vangeli, lui usa per il termine osservare, per il termine vedere, tre diversi termini greci. Quindi è interessante questo aspetto. Sapete come funziona, no? A un certo punto, la mattina della risurrezione, la tomba è aperta, arriva Maria di Magdala, entra dentro, non capisce un cavolo, no? E perché non vede niente, non capisce. E il termine greco è blepei, blepei. Blepei significa guardare in modo assente, cioè senza comprendere quello che stai osservando, no? Come se le cose ti passassero davanti senza ritenerle, no? Che è una cosa che non può fare un designer, perché un designer deve fare invece il contrario, deve essere curioso di ogni cosa, no? E cercare di capirla. Poi invece arriva Simon Pietro, anche lui entra. E il termine che viene utilizzato per vedere, per osservare, è theorei, no? Theorei, fra l'altro, vi fa già capire che c'è dietro un altro concetto che è quello della teoria. E vede, contempla, no? Ma non riesce a capire anche in quel caso. Succede che poi arriva Giovanni, che è poi quello che ha scritto questo passaggio del Vangelo, e il termine che viene usato per definire la visione di Giovanni è Eiden. Eiden vuol dire guardare e comprendere a fondo l'essenza di quello che stai osservando. Eiden è la radice di idea, questo per farvi capire questa attenzione, no? Nell'osservazione. E ho trovato interessante, appunto, una fonte di ispirazione questo passaggio, che poi me l'ha spiegato un sacerdote perché non ci sarei mai arrivato, su questi tre diversi livelli di osservazione, perché noi non possiamo che vedere alla maniera di Giovanni, apostolo, quindi Eiden, no? Entrando dentro le cose che stiamo osservando. E qui mi viene in mente alcune affermazioni di un famoso scholar americano, Donald Norman, che dice il vedere è l'abilità di osservare un fenomeno che va al di là di quella che è la superficie visibile ed è un atto creativo, no? Perché tu devi capire qual è l'essenza delle cose, che cosa c'è dentro. E poi avevo trovato un'altra cosa interessantissima di un'altra cosa interessantissima di Eric Fromm. Che è uno psicologo, lo conosciamo perché ha scritto un libro Avere o Essere, ma è anche uno che si è occupato tantissimo di creatività e quindi ci dà anche delle chiavi di lettura per capire qual è il processo mentale, il design thinking, no? Che è un processo creativo, evidentemente. Lui dice, fa un paragone interessante. Lui dice: guardate un bambino, no? Noi dobbiamo essere un po' come bambini quando osserviamo e vogliamo entrare dentro le cose. Un bambino è capace di prendere una palla e farla rimbalzare 500 volte, eppure non si stufa mai perché ogni volta trova qualcosa di interessante, di diverso, di totalmente nuovo, no? In questa attività. Quello che non facciamo noi perché ci stufiamo immediatamente di qualsiasi cosa. Allora, pensate a questo vedere, no? Per come lo descrive Fromm, come atto creativo che diventa la palla, no? Tu
stai facendo qualcosa e diventi quel qualcosa che stai facendo. Oppure tu osservi qualcosa e diventi quell'oggetto che stai osservando. Ecco, nel momento in cui tu diventi l'oggetto che stai osservando, che succede? Ne cogli l'essenza, entri dentro l'oggetto stesso, no? L'artefatto, l'architettura, e questo ti consente evidentemente di riuscire ad avere tutta una serie di spunti interessanti per ricomporre poi quell'oggetto, no? Se seguo ancora una volta quello che è il processo del metodo albiniano. E chiudo con un'ultima cosa, poi magari se avete voglia possiamo anche chiacchierare un attimo su questa ispirazione, questo angolo di ispirazione di cui abbiamo discusso insieme. C'è un altro filosofo interessante, si chiama Wilhelm Flusser, che è un filosofo molto curioso, che si è occupato anche di design. Anche lui parla di futuro, anche lui riprende un concetto interessante che è legato al vedere, facendo riferimento al lavoro di un poeta religioso ebraico che si chiama Angelus Silesius, no? Che dice sostanzialmente che l'anima ha due occhi, uno che guarda al passato, al tempo sostanzialmente, l'altro che invece guarda più lontano, in alto, nell'eternità. E che cosa dice questo Flusser? Che ci sono diversi modi di vedere, il design ha una sorta di occhio parietale, no? secondo Flusser, perché gli consente di percepire il presente, percepire il passato, ma anche rapportarsi all'eternità, no? E poi conclude dicendo, in Mesopotamia questo personaggio che aveva sviluppato questo occhio parietale veniva chiamato profeta, no? E dice ancora, sarebbe più appropriato chiamarlo Dio, ma grazie a Dio il designer non sa che appunto ha queste sue qualità e si considera un tecnico, un artista. E dice plus, possa Dio poi conservargli questa convinzione. Quindi questa capacità, no, di non staccarsi dal passato, considerare il presente e poi in qualche modo proiettarsi verso il futuro, che è abilitato da questa capacità di vedere in modo attento l'essenza delle cose, beh, questo credo che sia uno degli aspetti più significativi, no, del designer e del design thinking. Mi fermerei qui, non so se avete qualche osservazione o un commento, qualche domanda. Salve, faccio una domanda, sì. veloce. E lei ha parlato ad esempio della palla che rimbalza, che l'uomo non si annoia mai nel guardarla e la reinterpreta ogni volta in maniera differente, magari anche come si sente in quel momento. Con l'intelligenza artificiale non diventa un filtro rispetto a quello che è l'interlocutore? È un filtro per ciò, l'intelligenza artificiale non riesce a rispondere esattamente a quello che è il pensiero della persona. Sì, allora, cosa fa l'intelligenza artificiale? Sostanzialmente prende ciò che è già presente all'interno della rete, lo shakera, lo mette insieme, lo mette insieme per affinità, no? Perché ci devono essere evidentemente delle modalità di relazione fra i concetti che mette insieme e ti dà una risposta. Ha una capacità l'intelligenza artificiale, sostanzialmente di prendere quello che già c'è e di parafrasarlo, no? Parafrasare, non so, credo che di voi ci sia solo un ragazzo italiano o due, voi avrete avuto l'occasione di confrontarvi con Dante Alighieri durante il liceo classico o liceo o qualsiasi tipo di liceo. E per capire Dante dovevi parafrasarlo, ma se lo parafrasavi, che succedeva? Bene, perdevi le qualità sonore, le qualità di contenuto, no? Perché sennò altrimenti non lo capivi, no? L'intelligenza artificiale fa questo, prende qualcosa che già c'è e lo parafrasa, e parafrasandolo perde di densità, perde di spunto. Ecco, quindi non potrà mai, dico mai, confrontarsi con la capacità creativa di un essere umano, no? Perché a parte la capacità di costruire delle relazioni inedite, tu non parafrasi, ma cerchi di costruire qualcosa ex novo, no? Qualcosa che nasce da zero. Però è anche vero che alcune attività rutinarie possono essere aiutate dall'intelligenza artificiale, no? La possibilità di poter
diciamo, liberare tempo. Pensate quanto i software di disegno automatico abbiano aiutato il progettista, no? Una volta io, quando mi sono laureato, ero lì che disegnavo tutte le tavole con la china sul lucido, e se sbagliavo qualcosa ero costretto a gettar via la tavola. Invece poi è arrivato AutoCAD o altri sistemi di disegno automatico, e questa cosa è stata facilitata, lasciando più spazio alla creatività. Ecco, allora io penso che, letta da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale potrà lasciare più spazio a cose che sono tipicamente umane, come la dimensione creativa, no? L'aspetto creativo. Probabilmente nel rimbalzo di questa palla, con questa attitudine un po' da bambino che vuole scoprire sempre qualcosa, non ci può entrare l'intelligenza artificiale, perché è costruita per essere efficiente, veloce, no? E quindi di conseguenza si fermerà al terzo rimbalzo, per farti così un'analogia, con questo riferimento che ti ho detto prima. Sì. Avete domande? No, io più che altro volevo un attimo riflettere sulla questione una cosa che secondo me è fondamentale, soprattutto nel nostro lavoro, che è quella della collaborazione. Con l'ingresso, chiaramente, lei ha fatto l'esempio del bambino che fa rimbalzare la palla, ma il bambino probabilmente è ancora più preso da questo rimbalzo della palla se probabilmente questo rimbalzo è condiviso con un altro bambino, per dire, che magari vede tutt'altra cosa. Quindi questo concetto della collaborazione a me preoccupa un po', soprattutto proprio per il futuro, perché con il fatto dell'intelligenza artificiale, con la qualità anche dell'intelligenza artificiale, perché senza dubbio ha della qualità quello che riesce a fare, non vorrei che la propria collaborazione tra le persone venga meno, proprio perché c'è un, tra virgolette, chiamiamolo aiuto troppo forte da parte dell'intelligenza artificiale che poi un progettista dice a posto, io sono a posto così, non ho bisogno di condividere il mio pensiero con qualcuno, quando invece penso che sia fondamentale, almeno nel nostro lavoro, ma penso in tutti i settori. Non so se No, lei io considera questa cosa. sono assolutamente d'accordo, e io penso anche che siamo entranti in un periodo storico per cui è difficile che possano emergere delle star o degli archistar, come è successo in passato, ma quello che vedo è Esatto. che c'è sempre di più gruppo, comunità, no? Che spesso si riconosce dietro un'egida, no? Dietro un nome collettivo, un nome che vuole esprimere evidentemente un atteggiamento, un'attitudine, no? Verso il mondo, verso la disciplina, verso la professione. E io penso che stiamo entrando in un'epoca di questo tipo. Diciamo che da un punto di vista storiografico, un po' questa cosa non è nuova, no? Perché noi abbiamo avuto sempre, come dire, una dimensione ondivaga, no? Abbiamo avuto star, ma abbiamo avuto a un certo punto anche delle persone operose che hanno lavorato in gruppo. Voi pensate, i maestri Comacini, no? Che venivano appunto da queste zone qui attorno a Milano, e che poi sono diventati i Francesco Borromini o tanti altri personaggi importanti, erano più o meno sconosciuti. Quando arrivate a studiare i maestri Comacini, non avete dei nomi, sì, qualche riferimento c'è, ma è un gruppo di persone che da scalpellino diventa architetto e inizia a metterci talento, metterci interpretazione, no, dell'oggetto architettonico. Ecco, probabilmente stiamo entrando in un'epoca come quella dei maestri Comacini, dove in qualche modo si riduce la presenza della star, e invece è il gruppo che fa la differenza, del gruppo che indica una strada. E poi in più, io mi occupo anche di design strategico, no? Che, diciamo, è il cappello sotto il quale si trova il design thinking, e dico sempre: non esiste un designer strategico, perché il design strategico si occupa del cosiddetto sistema prodotto, no? Si occupa
ha una visione sistemica anche design strategico, quindi tu non puoi progettare solamente un oggetto, ma devi progettare anche la comunicazione, la distribuzione, il display del prodotto, se si tratta di un prodotto, le modalità di servizio, le modalità di ingaggio degli eventuali clienti e quant'altro. Però una persona singola non ce l'ha queste competenze, allora tu devi integrare competenze in un gruppo e tutto al più, se hai un ruolo strategico dentro questo gruppo, sei il regista, no, di queste competenze. E quindi è un'attività di design strategico, così come è un'attività di design thinking, perché di fronte alla complessità, evidentemente poi ti devi confrontare con competenze diverse, no, che ti consentono di trovare poi delle potenziali soluzioni. Questo è un po' il quadro, no, che sta emergendo. Buonasera Francesco, Ciao, Natalia. buonasera. Buonasera a te, intanto grazie, è stato veramente un vero angolo di ispirazione. E volevo dirti che quello che mi ha più colpito di tutti gli spunti che ci hai dato è questa idea che in realtà per progettare dei futuri possibili a noi serve il presente. Se non lo sappiamo leggere questo presente, se non lo sappiamo osservare, davvero ci sfuggirà anche qual è la nostra possibilità di un futuro? E Sant'Agostino diceva in realtà che quello in cui viviamo è un presente del passato, un presente del presente e un presente del futuro, ribadendo questa grandissima possibilità di saper osservare le cose per leggerne quegli indizi deboli. È molto affascinante anche questa immagine dell'indizio debole, e non è per niente facile fare questo lavoro. Però vorrei aggiungere che all'osservazione che ci hai regalato anche con questa immagine del Vangelo, io ci metterei dentro anche l'ascolto, perché non è soltanto il fatto di saper osservare, ma è anche quello di saper ascoltare la realtà, e non solo la palla, non solo l'oggetto, non solo il progetto, ma forse anche le persone. Perché se viviamo in tanta incertezza e complessità è forse perché siamo diventati anche poco capaci di ascoltare l'altro e di riconoscerlo, e quindi diventiamo sempre più capaci di progettare un futuro possibile insieme. Tutto qui, ero ispirata e No, volevo condividere con grazie, te grazie. Guarda, questa noi prospettiva. recentemente ci stiamo occupando di città e design, no? Perché riteniamo che oggi il design possa intervenire, no? In quelle che sono le dinamiche della vita urbana. E avete sentito parlare di città dei 15 minuti, no? Qualcuno la chiama città di prossimità. Qual è l'ingrediente di base della città di prossimità? La relazione. E che cosa richiede questa relazione? Cura. Allora, il design oggi e il design thinking, no? Si stanno occupando di progettare relazione e cura. E relazione diventa il nuovo oggetto di progetto, attenzione, mo molto interessante, laddove tu pensi a degli artefatti che possano indurre cura, che possono indurre relazione, no? Ed è un tema caldissimo, no? Su cui vale la pena riflettere. Fra l'altro, riflettere un po', se volete, se me lo consentite, con un pensiero meridiano, no? Io penso che dovremmo valorizzare di più le radici mediterranee, no? Chi siamo, perché tanti aspetti legati alla cura e alla relazione sono propri della nostra cultura, solo che dobbiamo dimenticare, o solo che ci facciamo sempre un po' colonizzare da quello che vengono a dirci, che ci viene a dire il mondo anglofono, insomma. Quindi vale la pena un po' di rifletterci, no? Su questi aspetti. Infatti, progettare futuri possibili, ti ricordi anche quando discutevamo, no, di questo bando di concorso, credo che ci fossimo trovati, no? E proprio in quest'idea di tornare a lavorare insieme, a co-progettare, quindi ad allontanarsi dalla propria idea, ad allontanarsi dal proprio progetto per il nome di qualcosa che è altro da noi e che si genera dalla relazione. Beh, io mi sono davvero emozionata in tanti momenti, e vorrei semplicemente restituire, prima di salutarti e ringraziarti davvero di cuore, tre cose che tu hai detto, tre citazioni che forse le persone possono portarsi a casa da questo meraviglioso intervento. La prima è che il futuro è già qui, ma è solo distribuito male. La seconda è diventa ciò che stai facendo, e la terza riassume appunto il discorso del fare:
ed è una citazione di mio nonno che diceva proprio: il talento sta nel fare. E quindi grazie davvero di cuore, credo Grazie. che ti siano molto grati anche questi tre ragazzi. E niente, tu sei il primo della nostra serie di incontri per l'angolo dell'ispirazione. Siamo molto felici di questo. Grazie, grazie alla fondazione, ragazzi, in bocca al lupo, sarà Grazie, un'esperienza bellissima. grazie. Speriamo di vederci Grazie presto. Francesco. Ciao. 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 Beh, meraviglioso, davvero, mamma mia. Lui è